Oggi è con noi in frequenza Katia Manassero, lei è la neopresidente del Movimento Donne Impresa di Confartigianato Cuneo. Ben trovata. Bentrovati a tutti. Abbiamo detto neopresidente, da poco che lei è alla guida del movimento. Sì, l'elezione si è resa necessaria in quanto la precedente presidente, Mirella Marenco, è entrata in giunta territoriale di Confartigianato Cuneo. Pertanto non poteva continuare a ricoprire il ruolo attuale per questioni di incompatibilità. In realtà la nomina di Mirella Marenco in giunta è significativa, dà un ruolo molto importante alle imprenditrici all'interno del sistema economico provinciale e in particolare al sistema di Confartigianato Cuneo. Confartigianato Cuneo, peraltro, già la vicepresidente provinciale donna, Daniele Balestra, è la voce delle donne e quindi è ben rappresentata ai massimi vertici della dirigenza della Confartigianato Impresa di Cuneo, che è un'organizzazione più rappresentativa del settore artigianato della provincia di Cuneo. Cosa rappresenta, Presidente, il Movimento Donne Imprese di Confartigianato Cuneo? Il movimento imprese è stato costituito nel 1994, Donne Imprese è un movimento promosso da Confartigianato e attivo in tutta Italia per rappresentare le specifiche esigenze delle imprenditrici che in Italia rappresentano uno dei punti di forza del sistema economico. Il movimento, che dà voce alle istanze, alla potenzialità di numerose aziende, si occupa di promuovere lo sviluppo dell'imprenditoria femminile e di favorire la conciliazione tra lavoro e cura della famiglia. In provincia di Cuneo sono quasi 5.000 le donne con cariche nelle imprese artigiane, di cui 2.300 circa ne sono titolari. Da rilevare un'ampia gamma dei settori espressi dai più tradizionali e tipicamente quelli femminili a incariche di imprese dove finora era più usuale magari vedere le figure maschili. Un comparto sicuramente, certamente molto rappresentativo è quello della moda e del benessere. Quali saranno le sue priorità alla guida del Movimento Donne Impresa di Confartigianato Cuneo? Tra i tanti temi, quello centrale è sicuramente il welfare e la conciliazione tra lavoro e famiglia. Donna Impresa si batte da sempre per affermare quello che è l'occupazione di imprenditorialità femminile e di favorire proprio la conciliazione tra lavoro e la cura della famiglia. È un compito molto difficile in un paese come il nostro, come l'Italia, che investe poco in servizi sociali. La ringrazio per essere stata con noi. Noi salutiamo Katia Manassero, neopresidente del Movimento Donne Impresa di Confartigianato Cuneo. Grazie e buon lavoro. Grazie, grazie a voi.